gara della giornata, gara riservata alle ragazze di terza, quarta e quinta superiore. Dopo di loro chiaramente anche la gara maschile e poi finiremo così il blocco delle gare superiori, scuole secondarie di secondo grado. Nell'intervallo, in attesa delle gare delle scuole medie, avremo la gara riservata ai professori e poi tutto il blocco delle scuole medie a partire dalla prima femminile fino alla terza maschile. Questo è il programma delle gare di oggi qui sui campi di San Vittorio Lona all'interno della 90esima edizione della Cinque Mulini. Questa è la 26esima edizione, pensate, 26esima edizione della Cinque Mulini studentesca. L'anno scorso purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di organizzarla, ma quest'anno con grande fatica ringrazio tutti coloro che all'interno dell'organizzazione ci hanno creduto fino in fondo e ringrazio soprattutto i professori e le scuole che ci hanno dato questa possibilità qui oggi di svolgere nuovamente le gare delle studentesche, perché è comunque un segno di ripartenza. Mi raccomando, applauso alle ragazze che adesso attraversano la strada e vanno verso l'argine del fiume Olona. Ricordo 1700 metri per loro. Ricordo anche che alla fine delle gare delle scuole superiori andremo a premiare gli istituti in gara per le scuole secondarie di secondo grado. Ricordo ancora Bernotti di Legnano, Dell'Acqua di Legnano, Crespi di Busto Arsizio, Daniele Crespi, Tirinnanzi di Legnano e Mendel di Villa Cortese. Ecco le ragazze che girano, non è l'arrivo per loro, ricordo, non è l'arrivo per loro, 1700 metri, quindi devono fare un altro pezzo del percorso qui sui campi di San Vittorio Lona. Ricordo ai genitori che vogliono vedere la gara, qui la zona del Vallo è la zona migliore dove visionare la gara, per cui non accalcatevi tutti sulla strada. Proviamo a mantenere il più possibile un po' di distanziamento. Se vi posizionate nella zona del Vallo è sicuramente meglio per vedere la gara dei vostri figli o per i professori la gara dei vostri studenti. Le ragazze girano, inizia per loro, come dicevo, il secondo giro qui nel percorso del Vallo a San Vittorio Lona. Thank you.
Eccole, fra poco attraversano la strada e ritornano verso l'argine dell'Olona. Non facciamo mancare gli applausi. Ricordo ai genitori, ai professori, potete, come posso dire, girare per tutto il percorso, non accalcatevi solamente sulla zona della strada. Proviamo a tenere il più possibile, è vero che siamo all'aperto, è vero che abbiamo tutti la mascherina FP2, ma proviamo a tenere il più possibile il distanziamento, in modo che tutto si possa svolgere nella massima regolarità e nella massima tranquillità per tutti, per voi che vedete i vostri figli e per i ragazzi che corrono. Le ragazze sono all'interno del loro secondo giro, per cui quando ritorneranno qui verso la dirittura d'arrivo sarà per loro la fine della loro fatica qui sui campi di San Vittore Olona. Devo chiudere la testa. Ti ho anticipato. Che numero hai? 79. Che 49? 79. E ora pensa un po'. Hai la mascherina ancora con te? Eccole! Sono insieme, ci sarà uno sprint finale qui all'arrivo, sprint finale all'arrivo qui per la gara di terza, quarta e quinta superiore, ancora 100 metri per loro, discesa nel vallo e poi addirittura d'arrivo. Eccole qua le prime due ragazze di questa gara che daranno vita. C'è già stato un allungo, ma vediamo se ci sarà lo sprint finale e quindi si contenderanno la prima posizione di questa gara di terza, quarta e quinta superiore ed è la numero 37 che adesso andremo ad identificare che vince questa gara riservata alle ragazze di terza, quarta e quinta superiore. Fatele respirare un attimo, poi anche per loro mascherina di arrivo. Eccolo, via che arriva lo sprint. Andremo a vedere con i cronometristi chi delle due ragazze si è aggiudicata il terzo posto. Teniamole magari un secondo entrambe per andare a visionare la classifica e capire chi delle due dello sprint per il terzo posto ha avuto la meglio. Comunque continuiamo a complimentare le ragazze che stanno arrivando in questo momento qui sui campi di San Vittore Olona, per loro comunque una bella fatica. Allora, 1700 metri con questo campo molto duro oggi, ancora abbastanza ghiacciato, ma per fortuna temperatura accettabile, non ghiacciata. Bravissime queste ragazze che stanno arrivando anche in questo momento, hanno portato con onore la maglia delle loro scuole. Speriamo veramente l'anno prossimo di ritornare con i numeri 1000-1200 ragazzi come eravamo abituati ad avere, diciamo, in anni tra virgolette normali. Però quest'anno anche con questi numeri era importante dare un segnale di ritornare a correre anche per le scuole. Ringraziamo anche gli amici della Croce Rossa che stanno rincuorando e supportando le ragazze che sono arrivate in questo momento. Allora, abbiamo recuperato la classifica delle prime tre ragazze classificate, facciamo un rapido controllo e poi andiamo per le premiazioni. Allora,
Brava Chiara. Mi dispiace, la terza è Sofia Galassa. Ok, e quindi la quarta è Giorgia. È lì con la mantellina. Ma okay, te vai, vai per favore. Sparisci. Allora, siamo pronti per le premiazioni? Allora passiamo alla premiazione delle ragazze di terza, quarta e quinta e poi andremo a seguire la partenza dei ragazzi di terza, quarta e quinta. Allora siamo pronti, terza classificata in rappresentanza del liceo di Vignanzi di Legnano abbiamo Sofia Galassa. Brava Sofia, ha vinto lo sprint per il sesto posto, si prende direttamente la sua medaglia, bravissima, e se la mette al collo, molto bene. Seconda, per l'Istituto Daniele Crespi di Busto abbiamo Stefania Paganini. Brava Stefania, lei invece ha creduto nel primo posto fino a quasi nella dirittura d'arrivo. E prima, sempre con l'Istituto Crespi Busto Assizio, abbiamo Emma Ferriasini. Brava Emma! Stai lì! Brava Emma! Un bel applauso a Emma, Stefania e Sofia, prima, seconda e terza della gara di terza, quarta e quinta superiore. Grazie mille, ultime foto da parte dei nostri fotografi e vi possiamo mandare tranquillamente a prendere un ristoro caldo.